Good sera a tutti, buonasera. Dovremmo essere live. Diamo un attimo di tempo all'informatica social mediatica di fare il suo dovere. Spero di leggere tutti i commenti. Comunque, in ogni caso, per le domande risponderemo assolutamente. Questa sera sono molto contento di questo ospite, potranno sembrare magari un po' parziali o schierate le mie parole, però al di là della familiarità che mi lega ad Alessandro, è una storia che secondo me è estremamente utile. Ciao Max, un modeling molto molto interessante, perché sentirlo parlare vi farà capire quanto alla fine, se uno vuole le cose, il cambiamento, le difficoltà, le barriere, rimettersi in gioco non rappresentano mai un problema quando c'è questa. Quindi in questo percorso, dove abbiamo avuto Bassoli, Calderan, la Gavarotti, Girardoni, questa è un'altra grande storia, a mio parere, di successo, che insomma mi rende molto orgoglioso, l'ho seguita da vicino e penso possa portarvi grande valore. E darvi degli input secondo me estremamente utili. Come detto, questo è un avviso che faccio puramente, diciamo, per gli studenti o gli interessati trading. Come detto ieri, chi volesse rimanere alla fine, quando saluteremo Alessandro, farò una breve analisi con condivisione schermo un po' su quello che è successo con l'operatività, quindi vi farò vedere i due conti, anche la parte algoritmica. Vi ricordo che domenica c'è l'evento Crypto Hub con ospiti molto molto interessanti, peraltro quasi tutti provenienti dalla terra dove vive Alessandro, e lo facciamo domenica sera, quindi sarà molto molto interessante. Poi ci sarà anche l'appuntamento Inner Circle, sia che fa seguito all'evento, sia Inner Circle apposito. Quindi, cosa andiamo a vedere questa sera? Un ragazzo che è dotato di un mancino magico, talentuoso, estroso, con 285 presenze tra i professionisti, 9 anni nell'Alto Adige, dove, insomma, senza girarci intorno, penso sia uno dei prospetti migliori che sia passato in quella squadra, quindi una bandiera, un simbolo, che decide consapevolmente di rimettersi in gioco facendo tutt'altro, quindi passando da un percepito sociale del calciatore, tra virgolette, icona per quella che è la realtà di Bolzano, a un mestiere dove devi veramente rimetterti in gioco, e non è una metafora, suonando un campanello. Quindi immaginate un bambino, una famiglia che magari va allo stadio e si vede sul giornale una persona e il giorno dopo se la vede in casa. Questo salto è stato affrontato in maniera tale per cui lui ha bruciato le tappe e quindi adesso si trova in una condizione migliore a quella di prima rispetto ai suoi obiettivi, e questa secondo me è una storia di successo bellissima che sono fiero e orgoglioso di portarvi, quindi chiedo al Federico Fellini di Self di darmi Alessandro, che con emozione vi presento e gli do il benvenuto e lo ringrazio ancora. Buonasera a tutti, ciao Mattia e ciao a tutti quanti che ci state seguendo. Good sera. Se hai voglia, io partirei da quando ti ho lasciato con la borsa che partivi per il ritiro. Stavi camminando, ti sei girato, io ho sentito Giulia subito dopo e gli ho detto, secondo me 3-4 giorni smette. E da lì avvenne la decisione. Quindi cosa è successo nella tua testa, come cosa hai processato, portacelo, perché secondo me è molto molto interessante. Ma diciamo che è stato un percorso anche abbastanza naturale, no? Ho giocato a calcio, ho fatto il calciatore professionista per 15 anni, si può dire. Sono arrivato a un punto che non sentivo più dentro di me le motivazioni, no? Quell'entusiasmo che poi alla fine ti spinge a fare qualsiasi cosa, no? E dare il meglio di te. A quel punto mi sono fermato un attimo, ho ragionato a capire se quella fosse ancora la mia strada, no? Per me è stata abbastanza semplice la scelta, cioè, nel senso, ci sono tante persone che smettono di giocare a calcio, o meglio, non vorrebbero mai smettere.
giocare fino a 38-40 anni. Per me questo passaggio è stato anche abbastanza facile, perché non avendo più quell'entusiasmo, è stato anche semplice scegliere. È anche vero che nel mentre, quando tutto ciò è avvenuto, io mi sono ritrovato, ho avuto un'opportunità in questa azienda per la quale lavoro, che mi ha facilitato il traghettamento, diciamo, no? Poi è logico che mi sono dovuto mettere in gioco. Tu hai un po' anticipato quello che è stata la mia attività, ma che lo è ancora, perché in questo momento io adesso si può dire che ricopro un po' più un ruolo da coordinatore, un po' da capovendita, dove si basa un po' più sulla gestione delle persone, di un gruppo, no? Comunque coordini 11 persone, quindi anche a livello di comunicazione è importante. No, certo, è logico che mi sono dovuto mettere in gioco, perché la nostra azienda penso che sia una delle poche, anche forse la più famosa, che è la Forward Folletto, che adotta un sistema di vendita diretta. Vendita diretta vuol dire proprio suonare un campanello, mettersi in gioco, che come hai detto tu, passare da un campo da calcio magari a davanti a un portone è come se Del Piero a Torino suonasse un campanello, un ragazzino prima gli chiede l'autografo, poi vede la dimostrazione. Beh, oddio, proprio così no, però, perché Del Piero è umiltà da parte mia, cioè nel senso di rimettermi in gioco. È anche vero che ho trovato un'azienda dove fondamentalmente dà tutto, cioè ti dà un mercato, ti dà una solidità, ti dà un pacchetto clienti veramente incredibile, e quello che serve, che poi forse è la cosa che veramente manca al giorno d'oggi, sono tre fattori: presenza, impegno e serietà. Tanta gente si lamenta al giorno d'oggi che magari non ha la vita che vorrebbe, quando poi veramente dimentica la cosa più importante, quella di rischiare di rimettersi in gioco e di avere la volontà poi di raggiungere un obiettivo, perché alla fine è molto semplice magari cercare il classico posto fisso dove magari c'è il tuo stipendio, che sicuramente non ti cambierà la vita, ma dici ok, io mi accontento, no? È molto più difficile mettersi in gioco e mettere sul campo, diciamo, le tue capacità. Certo. È un fattore psicologico che non è facile. No, per niente. Bravissimo. Uscire dalla comfort zone in generale. A me ha colpito, mi ricordo quando parlammo, ci sentimmo parecchio quando stavi decidendo di lasciare, tu mi dicesti è un fatto di rispetto verso la società, perché hanno investito tanto su di te, tu andavi in campo senza motivazioni, e una delle prime cose che io ho apprezzato molto è stato: se devo andare lì, tra virgolette, a rubar soldi, come questione di rispetto faccio questa scelta. E questo ti fa onore come uomo e come professionista. Dopo questo, però, cosa si prova nel momento in cui ti danno un campionario in macchina e fai il primo dream, che fino all'altro ieri avevi una folla che ti acclamava, eccetera, eccetera. Prima di questo, un'altra cosa che mi piace molto, dopo leggo i vari commenti, stanno già, si ricordano dell'Alessandro Calciatore. Ne ho visti i ragazzi calpestare campi da calcio. Alessandro è un ragazzo sempre umile e trasparente, assolutamente sì. Quel passaggio lì, no? Che vieni traghettato in un'avventura completamente nuova, aveva alla base il fatto che tu mi hai detto: io non voglio fare dei passi indietro, io sono abituato ad un certo tenore di vita, ad un certo non far mancare niente alla mia famiglia, non togliermi la libertà di poter scegliere, la libertà di poter amare con determinati mezzi mentali, fisici ed economici, e quindi non hai fatto un passo indietro, ma ti sei rimesso in discussione per fare un passo avanti che ti ha portato ad un percepito sociale completamente diverso e ad un'entrata economica che, possiamo dirlo, supera quella del calciatore professionista attualmente. Quindi come si supera il limite del primo campanello? Perché tante volte la gente non fa le cose per credenze limitanti e magari potrebbe spaccare il mondo facendo azioni che qualcuno gli ha detto no, ma quella roba lì, eccetera, eccetera. Ragionare con la testa propria, action, partire, dream. Come ci si arriva? Allora, la cosa fondamentale è nella nostra attività, ma poi penso un po' in qualsiasi tipo di scelta di vita che uno faccia, è quella di volere fortemente raggiungere un qualcosa, no? Ci sono delle frasi che sono fatte: tu sei quello che pensi, cioè nel senso,
il pensare positivo, no? Io ho avuto anche una fortuna a livello caratteriale, il calcio mi ha aiutato tanto perché sono sempre stato abituato un po' a essere resiliente al sacrificio, no? Perché comunque il calcio a livello professionistico, che sia Lega Pro, Serie B, Serie A, comunque ti forma come una persona abituata a, diciamo, a competere, ad avere degli obiettivi, bravissimo, e al sacrificio. La cosa fondamentale, io penso che sia quella di avere degli obiettivi. Il mio obiettivo era quello di mantenere lo stesso tenore di vita, se non migliorarlo, e lo volevo fortemente. È logico che ho dovuto affrontare un'attività totalmente diversa. Cioè, il fatto di suonare un campanello può sembrare un qualcosa magari di antico, no? Però io l'ho sempre vista invece come una grande opportunità. Ancora oggi, cioè noi siamo una delle poche aziende che fa dei numeri pazzeschi in Italia, siamo l'unica nazione che sta reggendo questo tipo di vendita. Ma perché dico questo? Perché fondamentalmente per me un campanello, cioè offrire un servizio come il nostro, una consulenza come facciamo noi in casa di una persona, piuttosto che andare magari in un centro commerciale e trovarsi un ragazzo che fa il tirocinio, che non sa neanche che cos'è un sistema di pulizia. Cioè, io suonare un campanello, essere un professionista, un consulente, consigliarti come pulire una casa, cioè io la vedo come un'opportunità, non come un rompere le scatole a una signora. Bellissimo. Perché io ti assicuro che in questi anni ne ho venduti tantissimi di folletti, ho insegnato a tante persone a farlo e non c'è stata una persona che non è contenta dopo che lo acquista. È logico che la vendita non è facile, perché comunque una persona deve spendere dei soldi e devi fargli capire determinate cose. Però certo, il servizio che diamo noi è un qualcosa di unico. Quanto mi ha dato la forma. Quanto conta la formazione in quello, allora, che fai, nella coordinazione del team? La formazione conta molto, perché comunque bisogna essere preparati sui prodotti che vendiamo, bisogna anche essere un po' preparati sul metodo che abbiamo, perché comunque c'è un metodo per acquisire il nostro cliente. Noi siamo, penso, una delle poche aziende ancora in Italia che ti offre una posizione lavorativa dove ti mette a disposizione un capovendita che ti insegna l'attività, ti mette a disposizione tutto ciò che ti serve, materiale, e ti fa un vero contratto di lavoro. Ti offre la possibilità di diventare un agente di commercio a Milano, nelle nostre sedi. Cioè, la nostra azienda non è quell'azienda del multilevel dove tu vendi alla zia, alla nonna. Cioè, la Folletto è un'azienda seria che ti fa un contratto. Certo. Cioè, ragazzi, e ti dirò di più, che in questo momento per me è anche un onore dirlo, perché comunque è un momento dove io sento tante persone che conosco, magari che hanno perso il lavoro, che sono in cassa integrazione, e tante volte dico, cavolo, questa azienda, è vero che magari l'affrontare un'attività come la nostra non è facile, però c'è una grande opportunità di lavoro, ma perché non prenderla? Perché non cercare di cambiare la tua vita solo perché hai dei limiti o una comfort, esatto, zone che magari sì, ti sì, stai impiegata? Bravissimo, pensiero. Sai cosa mi colpisce? Tu comunque sei a partita IVA, la naturalezza con cui usi la nostra azienda, quindi vuol dire che a monte c'è una costruzione per cui vi sentite parte di un progetto, questo è fondamentale. Ma tu considera che se non fosse per tutte le persone che hanno lavorato prima di me alla Folletto o il mercato che è stato creato, cioè tutto quello che c'è oggi non sarebbe stato possibile. Io dico la nostra azienda perché... Tu pensa che durante il coronavirus ha investito 4 milioni di euro a fondo perduto per la forza vendita a questa azienda. Cioè, non so se mi spiego. Ma io capisco. Ha preso dei soldi e li ha stanziati ai venditori, a tutti i venditori, sono 5.000 venditori, li ha stanziati per far sì che riuscissero a sopperire questo momento a fondo perduto, ragazzi. A fondo perduto vuol dire prendo 4 milioni, forza vendita. Eh sì, ma a me avevo capito... È per quello che parlo forse anche in questa maniera. Certo, si era capito la forza quando tu mi hai detto quanto avevano budget in formazione. Da lì capisci. Un'azienda sì, che spende il 20% del suo budget per formare, per quindi dare valore ai propri dipendenti, ha vinto. Persona di valore porta valore, consapevolezza migliora l'ecosistema. Assolutamente. Quello che... finché reggerà questa struttura alla Forver Folletto, che va avanti da 82 anni, perché è un'azienda che è dal 1938 che dà servizio alle famiglie italiane, finché reggerà questa struttura e finché l'azienda avrà quest'occhio di riguardo verso le persone che tutti i giorni sono sul campo, non avrà mai fine, io penso questa cosa qua. Assolutamente d'accordo, credo che il successo dell'azienda sia come mission la persona.
Dopodiché i soldi sono assolutamente, assolutamente. Sono strada d'accordo. E un'altra cosa che porto anche nell'attività di trading e formazione è: ti posso dire come percorrere una strada se sono stato io in prima persona a percorrerla. Benissimo. Quindi, se ti faccio una domanda un po' con un esempio ipotetico. Se loro avesse, il folletto avesse, diciamo, sfruttato il nome su Bolzano dicendoti non serve che suoni i campanelli, sei un personaggio, sai comunicare, diventa formatore, fai quello che fai adesso, il team manager, senza fare la gavetta. Secondo me tu saresti stato efficace il 30% rispetto ad adesso, se non avessi fatto i 6 mesi diretti. Confermami questa cosa, magari sbaglio, eh. No, ma assolutamente, a parte che sarebbe stata una cosa impossibile, perché tu devi passare da quello che è la vendita in qualsiasi settore, cioè nel senso, cioè non è detto che un forte venditore poi diventi un capo vendita o diventi un capo distretto che faccia carriera, sia per scelta sua ma che per scelta aziendale. È logico che comunque sia, tu per poter insegnare un qualcosa, come hai detto te, devi essere tu prima capace di poterlo fare. Io adesso il mondo del trading, nonostante abbia te come riferimento, sai che non è il mio forte, nonostante, no? Il portafoglio BRD un po' performi però vedo molte similitudini nei concetti che tu trasferisci alle persone che magari pensano di poter far soldi in maniera facile. La cosa più importante prima di pensare di poter far soldi facilmente è quella di informarsi dalle persone che fanno come sei tu e che hanno veramente un'esperienza che ti mettono davanti. Devo imparare prima il sapere di come farli, perché niente viene facile nella vita, no? È un po' quello che vedo nei video che tu trasmetti tante volte. Anche domenica che ci siamo visti ad Ana con Eva Serafini, c'era anche Ale e Giulia, e lui ha detto la stessa cosa: analisi, risultati, prendi da chi l'ha già fatto, investi su te stesso e poi i risultati arrivano. Questo vedo che è molto difficile da capire, no? Mi fermo un attimo per i saluti. Allora, intanto Fabio Trentin, che se non ricordo male è socio di Simo Branca, ex preparatore. Allora, il nostro preparatore atletico, grande. Andre Fici, Valentino, ciao. Daddy, anche. Lorenzo dall'Austria, Raffaele. Io e mia moglie abbiamo acquistato proprio qualche anno fa il folletto ed è tutto assolutamente vero. Un consulente ti arriva a casa e ti dimostra il tutto per più volte. Grande determinazione, complimenti Alessandro, soprattutto per la grande umiltà con cui ti sei calato nella nuova posizione. Vedo molte similitudini con la mia storia. Grandi, un saluto, il lavoro paga sempre. Gigi, sembra un ex compagno di squadra, quindi c'è tanto mondo calcio. Ti sei mai sentito... io vedo la naturalezza con cui tu fai diventare un po' un punto di forza al cambiamento. Ti sei mai sentito in difficoltà perché magari qualcuno poteva criticare un po' la scelta, forse con un po' di invidia, ma un top player, 200-300 presenze, ti metti a fare sta cosa, te ne sei sempre fottuto alla base o hai avuto dei conflitti da gestire? Scusami, allora, Gabriele Colagatti, anche che show che fate, top, grande, il socio di Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo italiano. Grande Gabri. Saluto Gabri. Salutiamo tutti. No, io ho avuto una fortuna grandissima che quella sia della mia famiglia che di Giulia, di mia moglie, di aver sempre avuto il supporto. Quindi sono anche stato facilitato, no? Sotto questo aspetto. Cioè, la mia è stata una scelta ed è stata supportata in tutto e per tutto, no? Poi è logico che come tutti i cambiamenti, tu ci metti tutta la volontà di questo mondo e ci metti tutto te stesso, è logico che comunque ambisci a raggiungere un risultato, no? Io questo l'ho fatto subito e quello che mi ha portato subito a guadagnare questa azienda, che non ho paura a dirlo, di più di quello che io guadagnavo quando giocavo a calcio, che comunque non ti dico che vivrai per sempre, ma comunque fai una buona vita, no? L'ho detto io prima, quindi ti esonera dalla responsabilità. Fai comunque una buona vita. Io quando ho visto già solo dopo 3-4 mesi le mie capacità, i risultati che sono arrivato, lì ho deciso poi di smettere col calcio e dedicarmi solo a questa attività. Certo, è una cosa che accomuna tutti, da Bassoli, da Girardoni, da Calderan. Obiettivo, perché? Consapevolezza.
tutte le storie che vedrete, avremo anche altri campioni del mondo che con cui faremo dei modeling. Ogni storia di successo ha queste caratteristiche. A me è impressionante questa cosa qua, un pattern ricorrente, che sia un aspirapolveri, trading, record nel deserto, qualsiasi cosa, certo. Questo è fondamentale. Ambiente, perché no? Hai parlato di Giulia, della tua splendida famiglia, e questo è fondamentale, è fondamentale in generale nella performance. Se tu hai un ambiente che ti aiuta, ti dà una forza, altrimenti diventa un'interferenza fortissima. Questo parte da una base di consapevolezza e di scelte. È tutto questione di scelte. Certo. È un perché forte, presumo, l'arrivo di due, vabbè, nipotini per me, comunque splendide creaturine per voi. L'hai vissuto ogni tanto anche come una pressione, quindi magari come una paura di non farcela sostenere, o è sempre stato solo una fortissima motivazione? Se ci sono stati momenti anche bui, nel senso, facciamoli emergere pure senza vergogna. Io non li ricordo, io, quindi per quello te lo domando. Allora, Ginevra è nata praticamente 6-7 mesi prima che iniziassi questa attività. Fondamentalmente il motivo per il quale io ho iniziato questa attività è perché mia suocera ci ha regalato il folletto. Quindi mi ricordo quel giorno. C'eravamo. Forse ci sta seguendo. E da lì è iniziato un po' tutto quanto. Per me, ti dico, è sempre stato un motivo di stimolo. Cioè, nel senso, io ogni mattina quando parto di casa penso a quello che ho fatto, a quello che devo fare, perché voglio che la mia famiglia viva bene, cioè voglio mantenere un tenore di vita alto. Io ho avuto la fortuna e la bravura anche, me lo posso dire, di permettere a mia moglie di fare la mamma, che penso che sia forse un ruolo ancora più difficile del mio. Nelle ultime 48 ore, la più stressante di una sessione di trading con un milione a leva. Te ne sei accorto questo weekend quanto sia comunque impegnativo fare la mamma. E lo fai in maniera eccellente, se posso permettermi, veramente... Assolutamente. È fiero della donna che hai scelto, grande donna. Grande, anche perché Amos una volta mi ha detto, il mio vecchio capovendita, dietro a un grande uomo c'è sempre una grande donna, è una frase che mi è rimasta. Che non, magari non è, non era, non di so Amos, se sono un grande uomo, ma lei è sicuramente una grande donna. Detto questo, un po' di sviolinate, dai. Così, ecco, infatti, adesso ci lascia un weekend per noi. Esatto, adesso che abbiamo messo Fieni in cascina per farci il weekend a Jesolo, possiamo parlare anche dei momenti di sconforto. No, detto questo, sconforto no, ho sempre avuto una grande forza nell'avere una responsabilità di far stare bene la mia famiglia, di darmi un obiettivo, cioè io devo fare questo, io voglio vivere con questo, voglio arrivare a fine anno, aver fatturato questo per far sì che la mia famiglia viva bene, non debba pensare dove fare le vacanze, cosa risparmiare, ma cercare sempre di fare una vita e stare bene. E anche magari tante volte sacrificando un po' del tempo, perché comunque c'è anche da dire che comunque io la maggior parte, quasi tutti i sabati e domenica sono con la famiglia, quindi lavoro da lunedì al venerdì. È anche vero che certe sere torno a casa alle 9, certe sere alle 10, a volte anche alle 7, dipende. Cioè io durante la settimana non mi do dei limiti, perché io penso che se tu decidi di fare qualcosa, soprattutto un libero professionista, è anche giusto che tu dia tutto te stesso per non far mancare niente a quello che è la tua famiglia, no? Certo, e questo loro hanno capito. In generale, tu hai capito l'equazione, porti valore aggiunto nella vita delle persone, che sia chi beneficia del prodotto, che sia chi stai formando, che sia chi stai facendo crescere, i soldi sono una conseguenza, quindi ovviamente non ti pesa. Quello che è stato, magari tanta gente non sa, sottovaluta, quando sei professionista non esistono i weekend. Certo, due weekend al mese, tu sei in trasferta. Certo. Questo è stato un plus. D'altra parte, tu, a parte quando avevate doppio, era una persona che tendenzialmente, vabbè, tu ti svegliavi sempre bene, presto, sempre stato regolare, però tendenzialmente non avevi una sveglia, avevi un impegno che era del pomeriggio. Pomeriggio, quindi sostanzialmente. Hai bilanciato molto bene quello che da una parte hai dovuto togliere con quello che poi hai ricevuto. Anche qui c'è un forte equilibrio, per te è automatico, però penso che per tanti di quelli che ascoltano, adesso magari riflettono un po' sulle parole, e dicono effettivamente quante persone fanno un bilancio di loro stessi, Ale, secondo te? E questa è la base di partenza, no? Situazione attuale, situazione desiderata.
tu hai sempre parlato naturalmente di obiettivo, di cosa non deve mancare, di dove voglio arrivare, quindi il tuo cervello ha già delle strade tracciate, il tuo pensiero è già lì, in quella vacanza dove spendiamo per una settimana di ombrelloni come una settimana Bora Bora, eccetera, eccetera. Quindi è già tutto tracciato. Per chi non ha questa consapevolezza e magari non ha 15 anni di disciplina sportiva alle spalle, a parte la lettura, che questo lo do già io, quali consigli puoi dare? Allora, per mantenere l'obiettivo, per visualizzare il focus, per creare relazioni potenzianti? Questa è una domanda che sembra fatta apposta, ma è una domanda che io mi faccio tutti i giorni. Cioè io alla fine sono un formatore, cioè sono una persona che ti dà in mano cerca di insegnarti delle capacità, ti dà in mano degli strumenti per poter fare la nostra attività. Questa cosa che tu hai detto è una cosa veramente difficile da trasferire. Io ho avuto la fortuna, essendo una persona che rimuove praticamente totalmente in maniera immediata tutto ciò che è negativo nel mio cervello, ho questa grande capacità di riuscire sempre a guardare un po' il positivo e di eliminare tutto ciò che mi fa star male, quindi per me mi viene anche naturale. È una cosa difficile, ma non impossibile, o meglio, ci sono delle persone che nascono e ce l'hanno dentro ma non sanno di averla. Allora lì per me è più facile il lavoro e riesco a tirarlo fuori. Ci sono invece delle persone che logicamente devi gestire in maniera totalmente diversa, perché tutti i collaboratori non sono uguali. Ci sono collaboratori che hanno bisogno di determinati tipi di nozioni e altri di altre, no? Per me è più difficile lavorare con quelle persone che fanno più fatica a darsi un obiettivo e con tutte le forze cercare di raggiungerlo. Però fondamentalmente questo è il mio ruolo, perché con una persona che ce l'ha già dentro è più facile. Riesci a tirarglielo fuori? Allora, anche se trovi muri. In tanti casi riesco, cioè dove riesco a entrare un po' dentro la persona riesco a tirarlo fuori. In altri casi è proprio questa persona che non vuole. Cioè nel senso, se io dico sempre, se tu cerchi di fare, io sono quella persona, se tu inizi a camminare, io sono quella persona che ti dà una spinta e ti fa arrivare. Ma se tu mentre cammini, cioè mentre io cerco di darti la spinta, sei lì che spingi all'indietro. Se non sei tu il primo a voler raggiungere i tuoi obiettivi, perché io devo far raggiungere gli obiettivi tuoi che tu non vuoi raggiungere? Capisci? Certo. C'è una distonia alla base, assolutamente, diventi insostenibile. Dove tracci la soglia tra il non sei portato, non fa per te, non lo vuoi, le cose si chiudono? Ma io penso che nessuno, cioè il discorso non sei portato secondo me non esiste, perché fondamentalmente darsi un obiettivo puoi. Anche... Se vuoi puoi. Se vuoi puoi. Io penso che come nel tuo campo, nel tuo settore, nel nostro... Cioè ti arriva una persona che dice io vorrei fare 1 milione col trading all'anno, ok, tu lo guardi magari ti metti a ridere, però magari dopo 2-3 mesi che lo formi questo ha delle capacità pazzesche, che ti sta 20 ore, 24 ore al giorno, cioè tutto il giorno sui monitor, ha delle capacità che riesce a vedere oltre determinate cose, sì, e magari ce la fa anche, capisci? Poi certo. C'è qualcuno che dice guarda a me mi bastano 200 euro al mese col trading. Bravo. E logicamente... Cioè lui si sta dando un obiettivo e tu lavorerai con lui in un'altra maniera, capisci? Cioè non è detto che tutti hanno lo stesso obiettivo, eh? Assolutamente, ma è il percepito sociale del denaro che fa la differenza. Ne ho parlato anche prima con Davide che era qua. Premetto, noi ci siamo visti adesso nell'ultimo periodo parecchio, quasi ogni weekend. Ovviamente ci sono due bimbi, tante cose da dire, non abbiamo preparato zero di questa cosa qua. Quindi un po' un brainstorming, lo dico perché sembra preparato però... Come ho ripetuto, certi pattern di successo, come participio passato del verbo succedere, sono ricorrenti. Cristina e Paolo, complimentissimi Alessandro, coraggio e determinazione sono da tutti. Se andate a dormire a Trento, B&B Nettuno, li hai conosciuti quando sei venuto a Trento. Li ho conosciuti, persone stupende. Manuela Turner, grande. Manuela Turner, vai Lion. Paolo dal Kuwait. Marco Albarello, grande. Sì, mi fa molto piacere vedere confermate queste cose qua. Il percepito è fondamentale, non come dici tu. C'è quello che magari con 10 apparecchi mese, faccio un esempio, raggiunge i suoi obiettivi e vive bene per quella che è la sua consapevolezza. Certo. E tu a quel punto lì non ha senso che lo porti a fare 20, mentre magari c'è quello affamato che ti dice cazzo voglio bruciare le tappe, fammene fare 50, ti do 24 ore del mio tempo, tutto il mio cervello, certo. E lì setti ovviamente la formazione sulla base. E questa è la differenza tra formatore efficace
e il formatore non, perché c'è il deliberatore, il consegnatore, che spappagalla dal libro del guru di turno e lo diffonde alla massa. C'è quello che invece prende profilo per profilo, consapevolizza e trasferisce. Fai questo, almeno nel mio campo, funzioni e fai funzionare. Credo anche con Folletto. No, no, assolutamente. Già a livello aziendale ti viene proprio impostata una situazione nella quale a inizio mese si chiede un obiettivo a tutti i collaboratori, no? Io sono poi quella persona che è lì per aiutarti a raggiungerlo, capisci? Come ti dicevo prima, non tutti hanno lo stesso obiettivo. C'è quella persona che ha 3 figli, che magari ha un mutuo, ha tante cose da pagare, che dice io devo fatturare 4-5 mila euro al mese, si dà un obiettivo. C'è magari quel ragazzo di 20 anni che vive con i genitori, dice guarda io con 1.300, 1.400, 1.500 euro sto bene, e si darà un altro obiettivo. Poi è logico che nel tempo, certo, anche la mia capacità è quella magari di stimolare un po' la persona, farlo ragionare, soprattutto quelli che hanno capacità, ad alzare un po' l'asticella, no? Sì. Fondamentalmente è un bene per lui, soprattutto. Sì, sì. È dispendioso a livello energetico passare da profilo a profilo, dinamica differente, senti che l'impegno è forte, riesci a sostenerlo, ci sono momenti in cui senti bisogno di staccare o è talmente forte il valore che diciamo, non dico non te ne accorgi, però è molto sostenibile? Io sono arrivato anche a un punto un po', non dico che non me ne accorgo, però dopo quasi 5 anni è un po' un'abitudine, no? Noi ricopriamo un ruolo che è molto importante in azienda, perché facciamo da collante tra quello che è la forza vendita, il collaboratore, il venditore, detto un po' in gergo, e la dirigenza. Ok, siamo, sì, quella fase intermedia che collega la dirigenza, che è il capo distretto, alla forza vendita. Lì nel mezzo ci siamo noi. Sicuramente è un ruolo dove sì, capacità, campo, campanelli, ma che devi lavorare anche molto sulla testa delle persone. E sì, non è una cosa facile. Per niente. Cioè, vedi delle similitudini nelle dinamiche magari di spogliatoio? Tu hai lavorato comunque con Muzzi, Stellone, Quagliarella, dove c'è magari quello più esperto, i giovani, una leadership che emerge naturalmente. La si vede anche lì, magari chi fa tra in un periodo, chi meno, oppure è livellato, diciamo, con la testa del serpente, chiamiamola, che è il capogruppo, livellato, oppure ci sono anche lì dinamiche interne di emersione di valore? Questa è una domanda, perché non... Ci sono dinamiche, come penso tutte le squadre, no? Alla fine nel nostro settore sicuramente viene sempre un po' preso come esempio, c'è la persona che riesce a fare l'attività in una determinata maniera, che raggiunge dei risultati eccezionali, no? Che bene o male ci sono in tutti i gruppi queste persone. È normale, sì, che comunque si veda questa persona un po' come l'esempio, no? Perché fondamentalmente abbiamo tutti la stessa zona, il prodotto è lo stesso, i prezzi sono uguali per tutti, e c'è sempre qualcuno che riesce a emergere, qualcuno che fa un po' più fatica, no? Alla fine non è che vendiamo un folletto verde da una parte, uno nero dall'altra, cioè è bianco, certo, quello, capisci? Ti è mai capitato di dover gestire invidie? Ah, oddio, invidie... Senza far nomi, No, per fortuna invidie pesanti, no. Per certi versi magari l'invidia è quella sana, la voglia di competizione è anche un qualcosa che fa bene anche all'interno di una squadra. Beh, quello, no? Può essere reale, può essere un modeling. Se lui fa 100, io sono, certo, 60, cosa fa? Assolutamente, assolutamente. Anche questo è un fattore molto importante, perché alla fine chi fa un'attività come la nostra comunque si dà un obiettivo, e magari anche da anni che lo fa, è molto competitivo, no? Quindi è anche importante, che non dico invidia, però che ci sia competizione. Ecco, quando c'è la competizione sana, quella lì che c'è la voglia un po' di superarsi, è quella che poi alla fine, ed è anche un po' il succo del nostro lavoro, cioè quando si fanno le offerte professionali, e fondamentalmente i gruppi vincenti sono quelli costruiti da tante persone, ma non solo perché tu hai più persone e allora magari hai logicamente una produzione maggiore, perché proprio all'interno del gruppo si crea una situazione dove magari ti entra anche una persona nuova che non sa fare niente, però ci mette tanta volontà e riesce a raggiungere un risultato magari anche maggiore rispetto a una persona che lavora magari da 5-6 anni. Allora si crea un po',
sai, quella competizione all'interno del gruppo che comunque fa bene a tutti. Sì, sì, perché spinge chi è più in alto a mantenere certi standard e fa accelerare chi è sotto. Assolutamente, assolutamente. Accetteresti una gara a 10 rigori in cambio di con in premio un folletto con un calciatore in attività? O ti dai proprio come passato chiuso totalmente? Allora, il se calcio. Mi dovessero dire di fare una corsa anche di 10 metri, non scommetto neanche 10 centesimi. No, per quello però il piedino secondo me è rimasto. Ai rigori o punizioni l'accetterei, perché devo star fermo fondamentalmente, quindi va bene. Ok, quindi siccome ho portato Ale Bassoli e ho chiesto anche a Gianluca Turchetta. Però aspetta, Ale, a Gianluca Turchetta, se uno dei due ti sfida e perdi il cacifolletto. Beh, Ale, tutte e due. Con Ale, magari, ma con Turco rischi, secondo me. Con Turco posso anche perdere un giocatore offensivo. Con Bax, per quanto sia forte, comunque un difensore. Dai, Ale, con tutto il rispetto. Però un difensore, uno dei difensori con i piedi migliori che abbia mai giocato insieme. È vero. Mancino anche lui. Sì, una bella impostazione. Ti faccio una domanda e chiedo nel frattempo al nostro Michele Spike Lee di Vermegliano di darci Vanes. Così io collegherò il cavo, andrò a fare la mia consueta pipì dopo essermi scofanato 2 litri d'acqua. Buonasera. Buonasera. Ciao, Vanes. Ciao. Buonasera a tutti. La tua carriera è chiara in un contesto sportivo. Ti faccio una domanda. Se adesso dovessi dirti la tua carriera di folletto, che calciatore sei? Chi sceglieresti? Ahia. Bella questa. Beh, eh? Forse più un allenatore in questo momento, più che dai, va bene. Chi potrei essere come allenatore? Mi hai messo un po' in difficoltà. Forse nel frattempo ti saluta Alessio Mura, che io non vedo dai tempi di Torino. Ciao, Ale. Ciao. Ci vediamo venerdì, che torno così a casa. Così nel frattempo ti facciamo pensare... Come calciatore non saprei, cioè nel senso all'inizio diciamo che da venditore potevo essere un po' la sorpresa, dai, un po' sai il gioiellino della primavera che lo porti in prima squadra, un po' il Zaniolo, dai, da venditore. Grande, un po' forse anche il Manuel Fischnaller dei tempi della primavera. Oppure della Manuel Fischnaller, bravo, dei tempi quando io arrivai qua su Tirol. E come mister potresti essere il Fabio Capello della Folletto? Oddio, lui è un po' troppo riflessivo Capello, potrei essere un po' più, non so, io sono una persona che ci mette anche cuore, no, quello che fa, forse un po' più il Carletto Mazzone. O Ringhio Gattuso. Gattuso, ma anche il Ringhio, dai. Beh, sull'italiano ve la giocate, Scherzo, ovviamente. No, dai, madonna. Scherzo. Sei inattaccabile, non stai sbagliando niente, fammi fare una bella battuta. Michele, mi muto. Allora, intanto che Mattia ci abbandona, ti faccio una domanda io. Siccome proprio ieri parlavamo con Mattia del fatto che spesso quando si ha un'idea, un ripensamento come hai avuto tu nel mondo del calcio, è giusto agire prima possibile per evitare che ci siano delle interferenze o di ripensare troppo a determinate cose che ti facciano perdere il momento. Mi piacerebbe sapere quanto tempo ci hai messo tu tra quando hai cominciato a pensare di non provare più gli stimoli giusti per continuare col calcio fino a decidere di intraprendere un percorso di cambiamento completamente diverso da ciò che avevi fatto fino a quel momento? Mi hai fatto una bella domanda, cioè nel senso che questo penso che sia una cosa non facile da dover affrontare. Io dentro di me ho iniziato a sentire un po' questa sensazione di malessere, cioè di non stare più bene in quel mondo, nel giro di un mesetto io ho fatto la mia scelta. C'è anche da dire che ho fatto 3 mesi dove avevo iniziato l'attività, mi stavo affacciando un po' a questo mondo della vendita con questa azienda. Quindi ho avuto anche modo in questi 2 mesi un attimino di approcciarmi, no? Di capire anche le mie competenze a che punto fossero,
perché logicamente per lasciare una posizione comunque dove tu giochi a calcio e guadagni dei soldi, per un'azienda che comunque fa una vendita diretta, cioè non è proprio facilissimo, cioè come cosa da Certo. dover scegliere, no? Quindi mi sono dato un po' un 2-3 mesi di prova di capire a che livello fossero le mie competenze. Dal momento in cui ho capito, e questo è successo al terzo mese, veramente che potevo cambiare la mia vita facendo questo tipo di attività, lì ho deciso di smettere. Quindi fondamentalmente ho fatto una prova di 3 mesi, ma un 20 giorni e ho deciso. Certo, la decisione l'hai presa in tempi molto rapidi. Molto breve, molto Ti breve. raccontavo a Vanes, Non ti parlando sentiamo, con... Mattia, io non ti sento più. Mi Io lo sentite? sento. Sì? Ok, gli Io non lo raccontavo... sento. Magari dimmi tu, Vanes. Io lo sento, mi sembra strano. Ok, vabbè, comunque era E... fondamentalmente il fatto che... Parlavamo, Vanes, no? Della storia di Ulianov, Sì, esatto. che lui è sceso da un aereo, doveva fare 10 giorni di vacanza, aveva preso una decisione e è risalito sull'aereo. Quindi Esatto. mi è piaciuta la domanda. Mi è venuto in E... mente proprio per questo, per ciò che dicevamo ieri. Ale, Non lo so, Michele, se mi puoi ripetere tu perché io non lo sento, non so come fare a sentirlo. posso fare qualcosa io? Se... Ok. Lo Ale, senti da... ora? Io No. sento solo No, me, non comunque. senti? Sì, a me sente. Comunque niente, ha parlato, diciamo, dell'aneddoto di Ulianov di cui parlavamo ieri sera, che ha preso un aereo Ah, e ok. indietro perché gli era venuta un'idea mentre era sul volo e ai suoi amici ha detto: no, non posso restare per la vacanza, devo tornare indietro perché mi è venuta questa idea, la devo fare subito. Sì, comunque bene, Grande. adesso mi Adesso sì, senti? adesso ti sento. Adesso ti Ok, sento, perfetto. sì. Che si sente forte e chiaro, ridono per Gattuso. Perfetto. Saluto anche Ale. Bello. Cosa ti farebbe mettere in discussione quello che fai o la tua scelta? O meglio, perché cosa in più affronteresti un cambio totale di vita, come magari un ritorno nel mondo del calcio piuttosto che un cambio radicale? Cos'è che ti muoverebbe adesso? Quale potrebbe essere un perché veramente forte? Ma guarda, ti dico, in questo momento io sto molto bene, cioè nel senso sicuramente faccio un lavoro che non è facile, è molto faticoso, soprattutto a livello mentale, però mi dà tanta soddisfazione, sono gratificato in tutto e per tutto. A me piacerebbe logicamente innanzitutto riuscire a raggiungere risultati importanti, quello che facciamo a livello di gruppo per toglierci delle soddisfazioni noi, magari anche un giorno ambire a una carriera in questa azienda. Perché veramente a me è entrata subito nel cuore, no? Quindi E io riusciresti ti dico che in questo. a sostenere il distacco dalla persona, dal campo, per magari un ruolo dirigenziale, una scrivania, o ti sentiresti snaturato? Ma guarda, ti dico, in questo momento è una cosa che non voglio pensarci. Io voglio fare bene il mio ruolo anche perché la Folletto in questi ultimi anni sta cambiando molto, si sta ringiovanendo molto in tutti i settori. E quindi io penso che la cosa importante sia, come in tutte le cose, ricoprire bene il ruolo che fai. Poi quello che verrà dall'alto, logico che tutti guardano, quello che verrà verrà, però l'importante per me in questo momento è quello lì di far bene quello che sto facendo, di cercare di aiutare, di supportare Sì, tutti i nostri collaboratori a raggiungere i vostri contribuire. obiettivi e quindi questo già mi dà tanta voglia di far sempre bene. Poi è logico che se un giorno dovessero magari farmi proposte diverse, le valuterò anche perché comunque una famiglia, due bambini piccoli. Certo. Saranno tutte cose valutabili, ecco. Cercavo Io però ti dico in questo di momento sto portarti in bene, molto Friuli, bene. per quello stavo mettendo la strada su quello che ci erano detti i weekend. Comunque, Beh, la Folletto c'è ovunque, non è che c'è solo a Bolzano, assolutamente. Reinterpreto la tua frase che hai detto in questo momento non ci penso, che magari uno può dire come non ci pensa. Questo è focus, cioè la naturalezza in questo momento non ci penso, non è non mi frega, in questo momento io sono un toro che fa questa cosa qua perché dà, riceve. E non ci penso vuol dire mantengo il focus.
Quindi questa secondo me è un'interpretazione importante. Anche saper dir di no, saper non pensare, saper spostare il focus è importante. Il fatto che ti venga naturale sicuramente raggiungerai risultati ottimali. Se Bitcoin arriva a 100.000, compro il Duino, riparto dalla terza categoria, vieni a farmi solo le partite la domenica? Al massimo ti posso fare da allenatore in questo momento. Dai, 20 minuti, se c'è una punizione, come mi hai? Sono 4 anni che non corro, mi sono messo la maglia nera apposta extra larga con inquadratura. Però dai, adesso Thomas Fagarazzi, grande giocatore, grande persona, grande papà e soprattutto un grande leone, grande Alessandro. Come sempre io mi porto sempre gli ospiti strafighi, ovviamente grande Thomas. Scherzo. Comunque ti tengo, no, dicevo, una grande forma di intelligenza secondo me è l'autoironia. Io con lui mi diverto perché è una persona intelligente e autoironica, quindi chi sa scherzare con i propri difetti, secondo me è una cosa figa, quindi questo lo apprezzo molto per quello da battuta. E Alessandro Campo sui social, per chi volesse tenere pulita la casa, deve però passare dalla sua zona geografica, non può contattarti, quindi non posso neanche pusharla questa cosa. Adesso che abbiamo creato il brand della Madonna. No, diciamo che noi lavoriamo molto sul territorio. Poi però siamo andati, a casa di Gigione. Sanno. Non so se si può dire, siamo andati a casa di Gigione. Sì, grande. Il domicilio l'abbiamo fatto. Beh, ci ha chiamato. Su chiamata noi possiamo andare ovunque. Poi a livello lavorativo abbiamo delle zone, come giusto che sia, per il rispetto dei colleghi. Noi adesso stiamo operando tra Trento e Bolzano, che è la provincia dove vivo, quindi, però ovviamente se in tutta Italia qualsiasi persona mi dovesse chiamare, cioè nel senso noi su chiamata ci possiamo spostare tranquillamente, certo. O quindi, diciamo, comunque dare un servizio anche a distanza. E il target di donne tra i 20... Non ti sento più di nuovo, Mattia. Tu, Vanes, mi senti? Io ti sento, sì. Neanche Vanes, non sento più nessuno. Ultima domanda, riproviamo, check. Mi senti? Ale? Niente. Penso di no. Voi mi sentite? Sì. Sì. Non sento niente. Ok, vabbè, in caso riproviamo, se no lo salutiamo. Comunque, quello che... Aspetta, vediamo un attimo se Michele ci dà il bello della diretta. Esatto. Ricky Premier Cotillon, dai, adesso salutiamo a breve Ale e poi facciamo un attimo una piccola analisi. Comunque volevo concludere dicendo che tutte le donne dai 20 ai 60 anni in Italia, che non gli frega niente di avere la Folletto a casa, ma vogliono avere Alessandro Campo in casa per 2 ore e mezza, ben vestito, possono contattarli, questo abbiamo capito. Scherzo, esatto. Era una battuta per sembrare. Io adesso dipendiamo un po' da Michele. Ale, io se senti o se sentirai ti ringrazio, se riusciamo a farlo personalmente attendiamo un attimo, nel frattempo io preparo la condivisione dello schermo. Mi rivedete, mi risentite? Sì. Eccolo qua, sì, tu? Eccomi. Sì, adesso sì, non vi sentivo più. Ok, dicevo quindi che tutto il target femminile dai 20 ai 60 anni in Italia, che non gli frega niente di avere la Folletto, ma vuole avere Alessandro Campo in casa 2 ore, ben vestito, può contattarti che funziona anche per stazione a distanza. più che per questo, io che comunque alla fine la nostra attività la facciamo, non è un problema. Se veramente qualcuno avesse voglia di mettersi un po' in gioco e trovare un'azienda molto seria ed è in un momento di difficoltà, questo è veramente quello che mi rende orgoglioso di scrivermi tranquillamente, che la possibilità di fare un colloquio non la neghiamo a nessuno. Quindi bello. Più che il discorso vendita, che quelle sono 82 anni che vanno, io in un momento di questo tipo, dove magari tante persone sono in cassa integrazione, non sono contente del lavoro che fanno, degli orari, sappiate che vi potremmo dare un'opportunità nella nostra azienda. Quindi contattatemi tranquillamente, un colloquio difficile che lo neghiamo, poi è logico che anche noi abbiamo dei range da mantenere, determinate situazioni che dall'alto valuteranno, però un colloquio nel 90% dei casi viene sempre messo a disposizione. E non è fondamentale che siano di Bolzano, magari c'è uno che ha fame a Castrovillari,
tu puoi assolutamente indirizzare. Io serve la zona geografica, ma altrimenti dopo questo momento di lockdown è un po' il messaggio che è stato lanciato un po' in tutta Italia per quanto riguarda la Foro del Folletto. Logico che magari tra i miei contatti ci sono molte persone che mi conoscono qua nella zona. Tutto qua. Certo, per chi invece volesse vederti calciare una punizione, compra il set completo Folletto, e c'è un giardino i 5 minuti finali della calci. O se no va su YouTube, fa un click, ma è già più semplice. E vede l'intervista doppia con Fischnaller in cui spieghi il soprannome maestro. Anche perché la mia fisionomia di 4-5 anni fa sicuramente è migliore di quella di adesso. Bisogna vivere di rendita, ma vedi come è lungimirante Folletto. Sempre comunque camicia, tutto copri difetto. Sì, oddio, più o meno. Quello che mentre ho fatto su misura prima del lockdown iniziano ad andare strette. Bene, dai. Comunque, nonostante un po' ci si lasci andare, magari fisicamente, non sia più come prima, tu comunque la disciplina la mantieni e la sposti in altre azioni. Non vuol dire che assolutamente mi lascio andare. Fa dei risultati della Madonna, adesso ripeto, posso essere percepito come parziale, però credetemi che passare dall'avere 1500 persone che ti guardano ogni domenica a rimettersi letteralmente in strada e fare i risultati che ha fatto raddoppiando quello che guadagnava, io mi tolgo il cappello e ti dico veramente complimenti, perché a livello mentale e caratteriale sei un cazzo di grande, veramente. Grazie complimenti. Grazie e ti ringrazio tanto per questi. Grazie a voi. 46 minuti che hai tolto le due creaturine, salutamene tanto e un abbraccio. Penso che stiano dormendo, sono di là con Giulia, adesso vado a verificare. Bene, dai, noi ci sentiamo presto, rimaniamo io e Vane. Sale, grazie mille, grazie a voi, un saluto grazie a mille. Salutato, grazie mille. Grazie Mattia e grazie anche a Michele che ha coordinato e per me, essendo io un tecnoleso, mi ha un attimino reso più facile tutti i passaggi. Il nostro Francis Ford Coppola di Rocchi dei Legionari. Grazie mille. Grazie a tutti, grazie buona ancora. Serata ragazzi. Ciao Mattia. Ciao a tutti. Ok, allora, Vanes, piaciuto? Siamo qua, bellissimo. Come sempre, un sacco di valore. Sempre adesso bisogna trovare qualcuno che non raggiunge i risultati, sennò continuiamo a portare gli stessi pattern. Esatto. No, mi piace. Vediamo se ci dice tutto il contrario. Sì, esatto. Adesso apro i conti, crollato tipo meno. Mi hai fatto temporeggio un attimo. No, volevo. No, non è successo niente, tranquillo. Quindi. Ok, volevo aprirvi le strutturine. A parte Zcash, oggi siamo lì. Ok, datemi tempo di mettere un authenticator. Nel frattempo, grazie ancora a tutti veramente per la partecipazione, perché è stato bello anche motivo d'orgoglio portare questa storia. Vero. E ne seguiranno altre. Oltre che all'evento, abbiate pazienza perché devo fare i log e volevo farvi vedere condivisa, quindi vedrete per la prima volta un trader che fa vedere un conto suo con il quale vive, cosa rara. Per chi ovviamente è iscritto all'Academy ha visto, eccoci qua, ci siamo. Allora, dunque, cerco di dilettarmi anch'io in questa tecnologia che non è blockchain, mi è un po' amena. Vanes, io adesso sei i miei occhi, sappilo. Vai. Confermami. Si vede. Perfetto, ok. Allora, questo conto, diciamo, quello con la operatività principale, conto con obiettivo 100k entro fine anno. Adesso ovviamente io devo un attimo risistemarlo, ho azzerato gli ordini perché quando sono live tengo il focus, non voglio avere in continuazione cose che mi possano distrarre. Valore attuale attualizzato con le posizioni in essere siamo sopra i 90. Qui non è cambiato niente se non il fatto di aver incassato le copertine. Vabbè, per chi non sapesse cos'è la copertina, è un strumento di gestione del rischio. All'uscita dal livello ho detto inutile, facciamo correre,
facciamo ancora le gain, ho incassato, ho portato un po' a casa, qua erano 107,7, venduti 10, e qua ho venduto 0,1, comunque pian piano su questa piccola respinta dei 9,8 ho detto vabbè, facciamo un po' di cassa. Nel frattempo è stato rimpostato il quotatore, qualche ora prima del live, adesso c'è questa posizione da chiudere, che dopo la vedrete, l'aveva fatto 16,80 €, che gira su questo conto qui, che è quello che avete visto ieri. Ok, adesso questa posizione che vedete short è una posizione del quotatore, quindi lascio che il quotatore è il nostro automatismo, quindi lascio che venga gestita, diciamo, autonomamente da lui. Vanes, confermami che si stia vedendo per piacere anche questo conto. Si vede, si vede, si vede. Grazie mille. I miei occhi da Imola. E qui ovviamente 78 ordini, perché sono, è l'automatismo. Quindi questo sta quotando questa posizione. Adesso ha il suo take profit e la lasciamo andare. Allora, quello che mi interessava farvi vedere questi 30 Ethereum che avete visto che ho preso. Perché? Questo è un po' particolare come storia, io insomma non lo nego perché è un dato di fatto, attualmente la formazione in Italia sul trading in generale, ma sulle cripto soprattutto, è messa male. Cioè, io ne parlavo con Ewa, siamo veramente in pochi a vivere di cripto, quindi come si diceva con Alessandro, se io non percorro una strada, che diritto ho di dirti come si fa, no? E mi capita di guardare dei video, non lo nego, perché sono degli indicatori contrarian clamorosi, mostruosi. E uno di questi, ripeto, io non faccio nomi perché non interessa parlare male di qualcun altro, a me interessa portare valore, ok? Questo qui ha parecchi seguaci, se non ricordo male, 4.000, una media visualizzazione importante, tutto bene, una bella struttura. Raccontava che nella sua evoluzione del portafoglio aveva mollato completamente gli Ethereum perché, a suo dire, la blockchain di EOS e di Tron erano migliori. Perché, oltre ad essere impallidito, penso che spero che BJ non stia guardando... qualsiasi uno che abbia una mezza idea di blockchain non ascolti questa cosa, non si colleghi adesso, se non mi sente tipo cancella subito. Nel okay. Caso entra pure su StreamYard, PJ, ti aspettiamo. Sì. Ha detto questa cosa qua, ha detto oh my god, dicendo che appunto avrebbe mollato gli Ethereum. Io 30 secondi dopo che ho sentito questa cosa qua ho capito perfettamente che faceva parte dell'85% di chi non guadagna, ok? Ho dei classici autoproclamati trader, blockchain enthusiast, blockchain specialist, quello che sia, che poi sono baristi, lavorano a Vodafone, Carrefour, indifferente, da Zara, dove sia, ok? Due secondi dopo che ho fatto click su spegni, ho comprato 30 Ethereum, boom, più 6. Non è un caso, è statistica. Se uno non vive di quella cosa lì e fa l'intrattenitore perché legge due libri di teoria, non fa vedere conti, non fa vedere operatività, non fa vedere risultati spiegando il perché, ok? E aggiungerei, da informazioni di un certo tipo gratis, vuol dire che rientra negli 85%. Quindi, in una disciplina dove io parto da 50 e 50, perché o va dalla mia o mi va contro, ok? In questo 50 riesco ad azzerare ulteriormente, diciamo ad avvicinare ulteriormente allo zero la probabilità di fare un trade profit, scusa, la probabilità di non fare un trade sbagliato, non profittevole, è ovvio che io mi ci tuffo, quindi cerco di ridurla andando a vedere quello che proclama l'85% degli autoproclamatisi e faccio il contrario, anche perché quando, grande, ottimo Mattia, la casa non si crea con i follower, sì, assolutamente d'accordo. Anche perché, ripeto, pensare adesso con quello che è il mio impegno che mi nutre a livello umano ed economico, al di là del training, proprio formare la comunità, dedicarmi all'Inner Circle, al team, pensare di andare ogni giorno a video un'ora e mezza mi toglierebbe energia. Lo faccio, nel senso tengo aggiornato, curo la comunità, però la mia comunità. E anche questo mi dà da pensare, questo io lo valuto, se uno ha tanto tempo per fare alcune cose che sono chiacchiera, vuol dire che evidentemente
il resto del tempo non gli è poi così profittevole. Però ripeto, l'obiettivo non è sparare merda, cioè sparare sulla Croce Rossa non è l'obiettivo. L'obiettivo è sappiate prendere le informazioni e farne il giusto uso. Questo è l'obiettivo. Alessandro, se ascoltava e percepito, molto probabilmente era lì a dire: no, cazzo, sono Alessandro Campo, il numero 7 dell'Alto Adige, mi metto a fare il direttore sportivo a combattere per 1.000 euro al mese, allenare i giovanissimi, quando semplicemente rimettendosi in discussione e autoascoltandosi, un forte dialogo interno, è andato a guadagnarsi il doppio in 8 mesi. Questo è fondamentale, qualsiasi sia il settore. Il giusto è la punta dell'iceberg. Il rigore giusto è la punta dell'iceberg. Il qualsiasi cosa fai giusta è la punta dell'iceberg. Vane, siamo pronti per domenica? Siamo prontissimi. Ok, 17:47 iniziamo. Antonio Nardella, Pinelli, Eva Serafini, tanti grandi ospiti. Io sto cercando di prendere il token DeFi, però mi ha risposto prima Ewald che ne mettono a disposizione 3-4 bitcoin al giorno e vengono subito fumati, e succede alle 9 di mattina. Quindi adesso Vanes in diretta ti chiederò se ti do gli accessi. E se non vuoi, alle 9:01 ti metti a sveglia, provi a prendere un po', perché... sì, perché le 9 di mattina per te sono un po' come le 3 di notte per il resto di noi altri. Ho pensato, o chiudo la candela delle 6-7 e vado in dritto fino alle 9, però io a un certo punto, quando ho le posizioni coperte, crollo, o se no provo a mettere una sveglia, però mi perderei la mia routine. Quindi vedremo, il team serve anche questo. Anche ragazzi, perché se li mangiano tutti, rischi che devi essere veramente focus per comprarli, altrimenti... Comodoro il buon daddy. Comunque, grazie mille a tutti e a tutte, grazie Vanes per essere grazie stato l'host, il padrone di casa quando ho utilizzato i servizi. È stato un piacere avere Alessandro, è stato un piacere portarvi valore. Adesso prepareremo un altro bel modeling live prossimamente e facciamo anche la terza lezione, Masterclass Chess Arena Scacchi. Parleremo del gambetto di Jerome, parleremo di alcune strategie lampo e analizzeremo alcune biografie di grandi scacchisti che sono anche grandi personaggi, perché ho riletto il libro di Bobby Fischer. Sono gasato da questa cosa. Ci vediamo domenica e sui nostri canali YouTube, CryptoHub, Facebook, Mattia Spagnolo. Grazie Michele, grazie a tutti, buonanotte. Grazie a tutti, buonanotte.